quando non vinci qualcosa significa che non funziona a tutti i livelli, sia tecnico, tattico che fisico. Te la senti farmi un pronostico? Non ci prendo mai, Cesare, tu insisti, tu ricordi che ti ho fatto... Devi prendere un po' perché la mano, io non ce la faccio a dire un risultato negativo nei confronti dell'Avellino, che volevo, non so essere obiettivo, quindi dico che l'Avellino va a sbancare Monopoli. Chiedi il risultato, spero... Che sarebbe molto importante in questo... Spero momento. Anche in un 1-0, ma mi auguro 1-0 anche... 1-0 per l'Avellino, 0-1. Dunque, Antonio Comella... Ma io devo dire la verità, io già l'ho anticipato a Carmine. Io dico questa è la partita importante proprio per ritrovare squadra, spogliatoio, allenatore, tifoseria. È il momento buono e quindi questa è l'occasione per poter. Dico che l'Avellino vincerà sicuramente a Monopoli. Il Monopoli 1-0, ti do pure i 7 gol segnati e 2 subiti, una squadra insomma ben quadrata, è il momento, è comunque un impegno molto difficile. È l'occasione buona per dimostrare effettivamente il valore vero di questa squadra. C'è l'intermezzo di Coppa Italia, quindi come ha detto Braglia ci sarà spazio anche per chi ha giocato di meno, di mettersi in luce, può darsi che arrivino anche delle buone indicazioni da altri calciatori, soprattutto in avanti c'è bisogno di sbloccarsi, perché noi dobbiamo capire di che pasta sono fatti i nuovi. E in avanti tante belle cose. In avanti c'è il Maniero che non è nuovo, ma che comunque non riesce insomma a metterla dentro. Può darsi che arrivi a Monopoli che possa sbloccarsi il suo Maniero, però io la cosa che direi e inviterei la società a tenere a tenere ben gli occhi aperti, perché ci sono tanti e tanti di quei giocatori svincolati che potrebbero fare il caso dell'Avellino, perché caro Cesare è inutile che ci giriamo attorno, qua l'Avellino l'anno scorso aveva bisogno di un attaccante, un terminale come dice Carlo, sì, però, e di una, scusa, e di un regista, cosa che non è avvenuta. Noi comunque andiamo senza Carriero, ma andiamo senza che Carriero, che è un'assenza importante. Andiamo senza un incontrista, appunto, che perderai credo almeno per 2 giornate, visto, appunto, quindi una partita difficile senza Carriero, che veramente ieri ha fatto una fesseria, e quella è quella che dicevamo con Carmine prima di salire. Quando dicevamo che oggi regna un certo nervosismo nella squadra, perché come fai a spiegare? Sì, però il nervosismo, si può trasformare anche in forza positiva. Ma io soprattutto considerando il calendario, perché adesso noi abbiamo delle partite importanti. Abbiamo Monopoli, poi la sesta abbiamo il Catanzaro. 4 gare molto complicate sulla carta. Che ti danno la possibilità di dimostrare che sei una squadra forte. Adesso l'Avellino deve dimostrare sul campo di potersela giocare. Altrimenti, signore Vieci, dobbiamo sacrificare. Sul discorso degli svincolati, permettimi di dissentire in questo momento, perché vedi, poi arrivano e non sono nella giusta condizione. Non hanno potuto lavorare con te, devi essere fortunato. Mi devi consentire, io l'ho detto, perché adesso non puoi fare altro, però chiedi del tempo per poter effettivamente guardare attentamente quello che in effetti ti serve, e siccome puoi impegnarti già da adesso in cominciare anche a prepararlo per poi trovarlo però, pronto nel momento giusto. Però il tempo lo hai avuto, se non facciamo risultato a Monopoli che succede? Come? Se non facciamo risultato a Monopoli, e che succede? Che cosa succede? Succede che naturalmente ci saranno ancora più contestazioni, naturalmente tante e tante di quelle cose che noi abbiamo sempre detto e ridetto. Cioè quando tu non trovi, io ripeto ancora, quando non trovi una società che sia sincera nei confronti, voi fate le conferenze stampa, fate le presentazioni, ma dite la verità, qual è l'obiettivo che si prefigge questa società? Vogliamo vincere il campionato? E allora ti dico che questa squadra non è preparata per vincere. Oh, possiamo fare una riflessione insomma molto più a 360 gradi. Tu fai delle scelte di mercato, hai una squadra che ha già delle sue gerarchie ben precise, che va vicina alla finale playoff, che avrebbe potuto anche conquistare,
una squadra che aveva bisogno di qualche innesto, decidi di modificarla in maniera sostanziale o comunque di inserire altri giocatori negli stessi ruoli, andando a creare quella concorrenza che fa tentennare anche lo stesso tecnico, che adesso si affida alle scelte dello scorso anno, però dovrà valutare quei nuovi, quindi anche chi in questo momento era sicuro del posto comincia a sentirsi meno sicuro, affiora il nervosismo, concorrenza che non sempre ti aiuta. Queste cose poi bisogna saperle gestire, ma io credo più a livello dirigenziale, anche tecnico, ma più a livello dirigenziale. Su questo do ragione al Principino. Quindi serve perché, un'altra figura perché noi, nell'organico. Cesare, noi dobbiamo ricordare le disfatte del passato. Abbiamo cambiato fino a 3-4 allenatori e abbiamo fallito incredibilmente, siamo anche scesi di categoria. Quindi non sempre sostituire la guida tecnica è poi la soluzione quando ci sono delle fratture o delle fazioni all'interno dello spogliatoio. Questo è il problema di fondo da capire. È presto per dire questo, però. L'ho detto, l'Avellino vincerà a Bonopoli 1-0. 1-0 anche tu. Anche perché la vittoria è sempre la migliore medicina. È la migliore medicina, È certamente la migliore medicina, anche perché. Che scaccia tutti i fantasmi. Il Monopoli capita in un momento davvero molto, molto critico. Sarebbe stato meglio, insomma, incontrare un altro avversario di diversa caratura. Se un allenatore ti dice dobbiamo capire i motivi di questo nervosismo, significa che lui non riesce in questo momento a comprendere quali possano essere. Evidentemente sono stati presi dei giocatori. Scusami, Principino, sono stati presi dei giocatori che devono giocare. Cioè, io sono venuto a Avellino per giocare. E allora tu che hai delle certezze che riporti dallo scorso anno, cedi alle pressioni o vai avanti per la tua strada, però ti trovi chi ti rema a favore e chi ti rema contro. Tu dici il momento critico perché affronteremo la prima in classifica. E secondo me è un non è per il fatto che sia prima in classifica, è una squadra che in questo momento ma intanto poi magari può anche avere un calo, comunque intanto noi giochiamo domenica comunque intanto guardando la classifica, signore, è lei che comanda e io credo che sia il momento migliore per poter far rialzare l'Avellino, sarebbe proprio il momento migliore e ridare e creare quell'entusiasmo un eventuale vittoria trasmetterebbe forza qualche tifoso sta ancora ribadendo il fatto ma non si poteva prendere Cassardo, tu che ne pensi? Ma io l'ho detto a più riprese o tenere Santa certamente io avrei innanzitutto di tutti gli attaccanti adesso dovremmo dire tutto. Avrei tenuto molto più Santariel che gli altri per quanto riguarda quale motivo? Ma perché? Perché io l'ho visto giocare ultimamente nel vincere la partita a Foggia, è stato il protagonista in attacco, ha fatto l'assist per il secondo gol, è un gol alla partita. Segnato. È un uomo, l'attaccante che si muove senza palla. E oggi chi vede il calcio e conosce il calcio sa benissimo che significa avere dei calciatori che giocano senza palla, partecipano al gioco senza palla. Quindi ho detto a tutti. Poi Carmine, vedere la classifica, vedere l'Avellino lì sotto fa molto male. Ti fa specie. Sì, soprattutto come si dice dall'altra parte del tabellone, purtroppo in questo momento gira così, dobbiamo avere pazienza, soffrire dentro, ma sostenere la squadra, perché torno a dire se si rema in due direzioni si complica il discorso. Non credo che soltanto la guida tecnica poi possa risolvere tutti i dubbi riguardo le scelte, perché anche chi arriverebbe poi dovrebbe fare proprio su qui. Io ho fatto un post questa mattina, non è il momento di criticare insomma di sparare a zero su una squadra, però ecco, poi se a un certo punto se hai troppi se non arrivano poi i risultati dovrà essere la società che deve fare un se hai troppi galli devi scegliere chi deve cantare. Bisogna che la società, tifosi e squadra si ritrovino. Però noi dobbiamo stare in questo momento intorno alla squadra. Vi ricordo questa è una cosa naturale. A mente fredda va in replica domani scaricando l'app Android, sull'app Android di Radio Montesserio alle 10:15 e alle 18:00
e 15. Noi per quanto riguarda ci ritroviamo lunedì sempre alle 18 nello studio 2 di Radio Notte Stereo. Ringrazio Antonio Comella. Ringrazio te e tutti i telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare. E ringrazio Carmine Osco per Buonasera. La sua presenza. Buonasera. Amici e amiche dell'Avellino, a lunedì. Radio Notte Stereo. A mente tretta. Commenti sulla partita dell'Avellino. Ma quando non vinci qualcosa significa che non funziona a tutti i livelli, sia tecnico, tattico che fisico. Te la senti farmi un pronostico? Non ci prendo mai, Cesare, tu insisti, tu ti ricordi che ti ho Vabbè, fatto devi prendere un po' perché la mano, io non ce la faccio a dire un risultato negativo nei confronti dell'Avellino, che volevo, non so essere obiettivo, quindi dico che l'Avellino va a sbancare Monopoli. Chiedi il risultato, spero che sarebbe molto importante in questo spero momento. Anche in un 1-0, ma mi auguro 1-0 anche 1-0 per l'Avellino, 0-1. E dunque Antonio Comella. Ma io devo dire la verità, io già l'ho anticipato a Carmine. Io dico questa è la partita importante proprio per ritrovare squadra, spogliatoio, allenatore, tifoseria. È il momento buono e quindi questa è l'occasione per poter. Dico che l'Avellino vincerà sicuramente a Monopoli. Il Monopoli 1-0, ti do pure i 7 gol segnati e 2 subiti. Una squadra insomma è una ben quadrata. È il momento, è comunque un impegno molto difficile. È l'occasione buona per dimostrare effettivamente il valore vero di questa squadra. C'è l'intermezzo di Coppa Italia, quindi come ha detto Braglia ci sarà spazio anche per chi ha giocato di meno di mettersi in luce, può darsi che arrivino anche delle buone indicazioni da altri calciatori, soprattutto in avanti c'è bisogno di sbloccarsi perché noi dobbiamo capire di che pasta sono fatti i nuovi. E si davanti, anche belle cose, in avanti c'è il Maniero che non è nuovo ma che comunque non riesce insomma a metterla dentro. Può darsi che arrivi a Monopoli che possa sbloccarsi il suo Manì, però io la cosa che direi e inviterei la società a tenere, a tenere ben gli occhi aperti perché ci sono tanti e tanti di quei giocatori svincolati che potrebbero fare il caso dell'Avellino, perché caro Cesare è inutile che ci giriamo attorno, qua l'Avellino non hanno scusa, aveva bisogno di un attaccante, un terminale come dice Carlo, sì, però, è di una, scusa, è di un regista, cosa che non è avvenuta. Noi comunque andiamo senza Carriero, ma andiamo senza che Carriero, è un'assenza importante, andiamo senza un incontrista appunto che perderai credo almeno per 2 giornate visto, appunto, quindi una partita difficile senza Carriero che veramente ieri ha fatto una fesseria e quella è quella che dicevamo con Carmine prima di salire. Quando dicevamo che oggi regna un certo nervosismo nella squadra, perché come fai a spiegare? Sì, però il nervosismo, si può trasformare anche in forza positiva. Ma io soprattutto considerando il calendario, perché adesso noi abbiamo delle partite importanti. Abbiamo i Monopoli, poi la sesta abbiamo il Catanzaro. 4 gare molto complicate sulla carta. Che ti danno la possibilità di dimostrare che sei una squadra forte. Adesso l'Avellino deve dimostrare sul campo di potersela giocare. Altrimenti, signori miei, ci dobbiamo sacrificare. Sul discorso degli svincolati, permettimi di dissentire in questo momento, perché vedi, poi arrivano e non sono nella giusta condizione. Non hanno potuto lavorare con te, devi essere fortunato. Mi devi consentire, io l'ho detto, perché adesso non puoi fare altro. Non puoi fare altro. Però chiedi del tempo per poter effettivamente guardare attentamente quello che in effetti ti serve. E siccome puoi impegnarti già da adesso, incominciare anche a prepararlo per poi trovarlo pronto nel momento giusto. Però il tempo lo hai avuto. Se non facciamo risultato a Monopoli, che succede? Se non facciamo risultato a Monopoli, e che succede? Che cosa succede? Succede che naturalmente ci saranno ancora più contestazioni, naturalmente tante e tante di quelle cose che noi abbiamo sempre detto e ridetto. Cioè quando tu non trovi, io ripeto ancora, quando non trovi una società che sia sincera nei confronti, voi fate le conferenze stampa,
fate le presentazioni, ma dite la verità, qual è l'obiettivo che si prefigge questa società? Vogliamo vincere il campionato? E allora ti dico che questa squadra non è preparata per vincere. Oh, possiamo fare una riflessione insomma molto più a 360 gradi. Tu fai delle scelte di mercato, hai una squadra che ha già delle sue gerarchie ben precise, che va vicina alla finale playoff, che avrebbe potuto anche conquistare, una squadra che aveva bisogno di qualche innesto, decidi di modificarla in maniera sostanziale o comunque di inserire altri giocatori negli stessi ruoli, andando a creare quella concorrenza che fa tentennare anche lo stesso tecnico, che adesso si affida alle scelte dello scorso anno, però dovrà valutare quei nuovi, quindi anche chi in questo momento era sicuro del posto comincia a sentirsi meno sicuro, affiora il nervosismo, concorrenza che non sempre ti aiuta. Queste cose poi bisogna saperle gestire, ma io credo più a livello dirigenziale, anche tecnico, ma più a livello dirigenziale. Su questo do ragione al Principino. Quindi serve un'altra figura nell'organico. Cesare, noi dobbiamo ricordare le disfatte del passato. Abbiamo cambiato fino a 3-4 allenatori e abbiamo fallito incredibilmente, siamo anche scesi di categoria. Quindi non sempre sostituire la guida tecnica è poi la soluzione quando ci sono delle fratture o delle fazioni all'interno dello spogliatoio. Questo è il problema di fondo da capire. È presto per dire questo, però. L'ho detto, l'Avellino vincerà a Bonopoli 1-0. 1-0 anche tu. Anche perché la vittoria quindi è sempre la migliore medicina. Certamente la migliore medicina, anche perché. Chi scaccia tutti i fantasmi? Il Monopoli capita in un momento davvero molto, molto critico. Sarebbe stato meglio, insomma, incontrare un altro avversario di diversa caratura. Se un allenatore ti dice dobbiamo capire i motivi di questo nervosismo, significa che lui non riesce in questo momento a comprendere quali possano essere. Evidentemente sono stati presi dei giocatori. Scusami, Principino, sono stati presi dei giocatori che devono giocare. Cioè, io sono venuto a Avellino per giocare. E allora tu che hai delle certezze che riporti dallo scorso anno, cedi alle pressioni o vai avanti per la tua strada, però ti trovi chi ti rema a favore e chi ti rema contro. Tu dici il momento critico perché affronteremo la prima in classifica. E secondo me è un non è per il fatto che sia prima in classifica, è una squadra che in questo momento ma intanto poi magari può anche avere un calo, comunque intanto noi giochiamo domenica comunque intanto guardando la classifica, signore, lei che comanda, e io credo che sia il momento migliore per poter far rialzare l'Avellino. Sarebbe proprio il momento migliore e ridare e creare quell'entusiasmo che fino adesso un'eventuale vittoria trasmetterebbe forza. Qualche tifoso sta ancora ribadendo il fatto, ma non si poteva prendere Castaldo, tu che ne pensi? Ma io l'ho detto a più riprese, o tenere Santarelli. Certamente io avrei innanzitutto di tutti gli attaccanti della scuola avrei tenuto molto più Santarelli che gli altri. Uno, per quanto riguarda quale motivo? WhatsApp. Ma perché? Perché io l'ho visto giocare ultimamente nel vincere la partita a Foggia, è stato il protagonista in attacco, ha fatto l'assist per il secondo gol e un gol alla partita. Segnato. È un uomo, l'attaccante che si muove senza palla, e oggi chi vede il calcio e conosce il calcio sa benissimo che significa avere dei calciatori che giocano senza palla, partecipano al gioco senza palla. Quindi ho detto tutto. Poi Camille, vedere la classifica, vedere l'Avellino lì sotto fa molto male. Ti fa specie. Sì, soprattutto come si dice dall'altra parte del tabellone, purtroppo in questo momento gira così, dobbiamo avere pazienza, soffrire dentro, ma sostenere la squadra, perché torno a dire, se si rema in due direzioni si complica il discorso. Non credo che soltanto la guida tecnica poi possa risolvere tutti i dubbi riguardo le scelte, perché anche chi arriverebbe poi dovrebbe fare proprio su qui. Io ho fatto un post questa mattina, non è il momento di criticare, insomma, di sparare a zero sulla squadra,
però ecco, poi se a un certo punto se, hai troppi non, arrivano, gambi, no, se non arrivano poi i risultati, dovrà essere la società che deve fare qualcosa. Se hai troppi galli devi scegliere chi deve cantare. Bisogna che la società, tifosi e squadra si ritrovino. Però noi dobbiamo stare in questo momento intorno alla squadra. Vi ricordo questa è una cosa naturale. A mente fredda va in replica domani scaricando l'app Android, sull'app Android di Radio Notte Stereo alle 10.15 e alle 18.15. Noi per quanto riguarda ci ritroviamo lunedì sempre alle 18 nello studio 2 di Radio Notte Stereo. Ringrazio Antonio Comella. Ringrazio te e tutti i telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare. E ringrazio Carmine Osco per Buonasera. La sua presenza. Buonasera. Amici e amiche dell'Avellino, a lunedì. Radio Notte Stereo. A mente tretta. Commenti sulla partita dell'Avellino.